Salve a tutti signori e benvenuti in questa nuova puntata di Pokémon Platino. In questa puntata dovremo cercare di liberare finalmente i Pokémon dei laghi Uxie, Mesprit e Dazelf. Quindi direi di iniziare ad incamminarci verso la sala dove sono nascosti. Mi sento troppo nauseata per poter dire qualcosa, ma quello che abbiamo fatto a cosa servirà? Non so, dimmelo tu. Ecco a voi i tre Pokémon dei laghi Mesprit, Dazelf e Uxie. No, scusatemi, ho sbagliato. Questo è Uxie e quello è Dazelf. Guardate, ci sono Plutinio e Cyrus. Speriamo in bene. Beh, io mi tengo il mio Pit. Sì, perfetto. Tu hai fatto tutta questa strada per salvare dei Pokémon. Anche se non è una novità, non posso dire di comprendere il capo. Perché dovrebbe lasciare una nullità come te girare liberamente qui? Noi del Team Galassia prendiamo tutto ciò che ci serve e buttiamo quello che non ci serve. Ma veniamo a noi, ormai sei qui. Voglio darti il benvenuto. Consideralo un risarcimento per avermi insultato al lago. Inizia una lotta contro un comandante del Team Galassia. Saturno comandante, Volbat. Meno male che io ho ottenuto il mio porcino. Porcino! Gelodenti! E anche Golbat dovrebbe essere KO. Speriamo di sì. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. E Golbat KO. Quale sarà la prossima scelta? Bronzor! Cambiamo Pokémon e mettiamo Pit. Purtroppo non l'ho potuto proprio utilizzare Leaf in questa sede del Team Galassia. Ci sono tutti Pokémon ostili a lui. Poverino, si sarà sentito inutile. Rogodenti! E addio Bronzor! Forza, speriamo di eliminarlo al primo colpo. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Eureka maleurica. 648 punti esperienza. La prossima scelta sarà Toxicroak, l'evoluzione di Krogunk. E qui Leaf ci sta benissimo. Finalmente, un avversario degno di Leaf. Ecco a voi Toxicroak, in tutto il suo splendore e potenza. Presagio fa rabbrividire Toxicroak. Terremoto! Ma prima lui mi fa una bella forbice X. Purtroppo è super efficace, ma Leaf non verrà battuto da una semplice forbice X. Terremoto! Speriamo di sconfiggerlo. Beh, però è anche super efficace, quindi ci sono buone probabilità di eliminarlo. E infatti, signori, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto anche questo Toxicroak. 1705 punti esperienza. E abbiamo avuto la meglio su Saturno comandante. Gah, come fai ad essere così forte? Bene, fai quello che ti pare con quei tre Pokémon. Premi il pulsante su quella macchina per liberarli. Bene, prima però parliamo con Plutinio. Oh, Saturno e addirittura Cyrus hanno perso per mano di un allenatore in fase. La situazione del Team Galassia è preoccupante. Anche quel piano di Cyrus insieme a Monte Corona. Chissà se funzionerà. Forse è giunto il momento di escogitare un'altra soluzione. Qualcosa che sia all'altezza del genio di Plutinio. Comunque Plutinio, io ora libererò i Pokémon dei laghi. Vuoi premere il pulsante e liberarli? Ma certo, Ale preme il pulsante e libera i Pokémon. Ed ecco signori, i tre Pokémon dei grandi laghi liberi finalmente. Il nostro capo ha creato una rossa catena dai cristalli ricavati dai tre Pokémon. La rossa catena serve a legare qualcosa sul Monte Corona. A quanto pare serve anche a creare qualcosa. Ma non so altro, chissà cosa sta pianificando lassù. Benissimo signori. E abbiamo completato e sconfitto il Team Galassia alla sede di Rupepoli. Adesso però dovremo andare ad affrontarli lungo il Monte Corona. Quindi proprio direi di uscire da questa sede del Team Galassia. C'è qui la strada già bella che è pronta. Oh, ce l'abbiamo fatta! Dopo così tanti allenatori finalmente ci riposiamo un po'. Ci sgranchiamo un po' le gambe. Ah! Bene, adesso andiamo a ricaricare la nostra squadra di Pokémon. Bene signori, la mia squadra di Pokémon è completamente ringiovanita. E adesso vi mostrerò il team che porterò al Monte Corona. L'unico membro che ho deciso di escludere da questa esplorazione sarà il mio asso, il mio piccolo Eevee. Poiché secondo me non è ancora in grado di competere con questi allenatori molto 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 potenti e forti. Quindi ho deciso di tenere tutti gli altri membri.
ovviamente Koschiava, che ha tutte le 4 MN che servono per esplorare interamente il Monte Corona. Quindi direi di iniziare subito l'esplorazione. Allora, innanzitutto, prima di andare però al Monte Corona, ma secondo me sarebbe meglio fare un salto al Pokémarket. Innanzitutto dovremo entrare dall'entrata del Monte Corona, perché sapete che ci sono più entrate da Mineropoli. Noi abbiamo esplorato molte entrate del Monte Corona, sia quella di Evopoli, mi sembra, e tutte le altre. Ci mancava appunto di esplorare l'entrata di Mineropoli, poiché ci mancava la mossa Scalaroccia, e senza di quella purtroppo non potevamo far nulla. Dunque adesso entriamo in un bel Pokémarket, se lo riesco a trovare, eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta! Adesso direi di comprare un bel po' di Pokéball. Bah, vorrei comprarne, io ne compro 20, va? Perfetto! Non sto esagerando, signori, è più una sicurezza. Poi di revitalizzante me ne prendo 7, non si sa mai. E di per pozione quante ne ho? 5, direi di prenderne 15. Perfetto, abbiamo terminato di fare tutte le spese e spesucce nelle città. Adesso direi di partire per il Monte Corona. Ah, dimenticavo, scusatemi, una cosa indispensabile sono i repellenti. Senza repellenti ci metteremo veramente un sacco di tempo. Eccoli qua. Io stavo per partire con 5 repellenti. Pensate un po'. Ne prendo 15, così almeno poi non ne dovrò ricomprare più. Benissimo. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, signori. Adesso dobbiamo dirigerci verso il Monte Corona. Qua scaliamo la marcia della bici. Forza. Oplala. Ce l'abbiamo fatta, signori. Direi di scendere dalla bici comunque. E dirigiamoci verso il Monte Corona, signori. Eccolo a voi in tutto il suo splendore, se così si può definire. Utilizziamo Surf. Ma prima il primo repellente non può mancare. Scusatemi se starò ad utilizzare sempre repellenti, ma lo faccio per voi. Non è che volete sfidare ogni Pokémon selvatico. Sarebbe una cosa troppo allucinante. Poi troviamo una proteina. Perfetto. Ah, potevamo anche farne a meno, però. Non fa niente. È una parete rocciosa. Vuoi riutilizzare Scalaroccia? Ma certo. Qua non c'è niente? Strano. Qua, signori, state ben attenti perché è pieno, e dico pieno, di strumenti nascosti. Non fate un passo che non dovreste fare. Ok, vediamo qua già se ci sono strumenti nascosti. No, a quanto pare no. Qui c'è questa bella Pokéball, però. Repellente Max. Non poteva mancare. Qui c'è un bel coccio rosso. Vabbè, comunque è molto semplice a volte intuire dove sono molti strumenti. Voi vedete un bel sasso in mezzo ad un altopiano ed è chiaro che ci sia uno strumento. Forza, la forza di Schiava riesce a spostare i massi. Quanto è potente Schiava, non trovate? Eppure è soltanto un castoro. Vediamo un po' qua se ci sono strumenti nascosti. Ecco, lì c'era una bella Pokéball. E io che stavo per andare verso l'alto. Fune di fuga! Ah, benissimo, non poteva mancare. Però quelle ne abbiamo abbastanza, quindi non mi ero preoccupato alla fin fine. Qua strumenti nascosti non ci sono, ma c'è quella bella Pokéball che non vorrei lasciare sola. Guardate qua quanti strumenti nascosti, cioè ci sono talmente tanti strumenti. Se fosse stato in Pokémon Smeraldo, un Pokémon Zaffiro, un Pokémon Rubino, cioè veramente non avrei potuto... Cioè, avrei dovuto depositare l'intero inventario di tutti gli strumenti che avevo accumulato durante la mia avventura. Perché, come sapete, a Platino, sì, a Rubino, Zaffiro e Smeraldo, gli strumenti nello zaino sono limitati. Questa, secondo me, era anche una cosa... Cioè, non aveva molto senso. Boh, non so sinceramente perché l'hanno fatto. Forse per questione di comodità, non so. Comunque, signori, non so se avete visto, mentre io mi dilungavo a parlare, che abbiamo trovato la MT numero 20, contenente frana, una mossa veramente devastante. Allora, andando di qui si va verso quella grotta, ma prima qui c'era un altro ampratto,
Quindi direi di andare a visitare prima quello, visto che so che la strada principale è quella lì, non questa che sto facendo io ora. Qui si prende però una bella timer ball. Anche se al di fuori del Monte Corona, mi sembra giusto farlo. Riutilizziamo scala roccia. Vai schiava, pensaci tu. E qua troviamo ferro. Non poteva mancare. Ormai abbiamo fatto una scorta di queste proteine che dopo un po' le dovrò dare anche ai miei Pokémon. Riutilizziamo scala roccia. Perfetto. E adesso rientriamo verso il Monte Corona. E adesso, signori, potremo fare la strada corretta. Scendiamo giù. Di qua. Perfetto. Comunque questo era solo il prologo del Monte Corona, cioè senza allenatori. Pensate che nel Monte Corona vero e proprio sarà sommerso di allenatori. Non potete neanche immaginartelo quanti allenatori ci saranno. Non sembrano esserci strumenti, quindi direi che possiamo dirigerci verso questa entrata. Bell'occhio! Dai un'occhiata a quel buco! Una volta c'era un dipinto che bloccava l'accesso alla vetta. Ma la parete non esiste più, è in pezzi, vedi? Da quando sono stati catturati dei Pokémon dei laghi, sta accadendo qualcosa di terribile, anche se non so esattamente cosa. Ma il responsabile è solo uno, Cyrus, del Team Galassia. E ora siamo tutti coinvolti, ma passiamo oltre. Sei un allenatore abbastanza forte da affrontare tutto questo? Dimostramelo! Ah, ora puoi rilassarti, tanto lo so, sei molto più forte di me. Così come i comandanti, naturalmente, Cyrus. Il Team Galassia è fuori dalla mia portata, per favore, devi fermarli. Solo tu ne sei in grado. Tutto quello che posso fare io per te è darti questo. È qualcosa che ho rinvenuto durante un'indagine tanto tempo fa. E otteniamo un flauto nero. Per favore, devi fermare il Team Galassia. No, ma che cosa mi ha rifilato Bell'occhio? Flauto nero. Sì, penso sia uno strumento di stato. Con la sua melodia rende meno probabili gli incontri con i Pokémon selvatici. Ah, buonissimo, quindi è un'alternativa al repellente. Non ottima, però, è un'alternativa. Un po' anche come la bambola Clefairy, mi sembra. E c'era anche un altro strumento che impediva l'incontro con i Pokémon selvatici, comunque. Adesso non è che me lo ricordo molto bene, però mi ricordo che c'era. Ma io direi di andare prima sotto. Ci sono più strumenti nascosti, probabilmente. Ma il mio ricerca strumenti comunque non me ne segnala neanche uno. Qui troviamo un bel pezzo stella. Ah, benissimo, lo scambieremo con qualche bel coccio alle fonderie fuego. Continuiamo la nostra scalata. Oh no, ecco la prima recluta del Team Galassia, signori. Noi reclute abbiamo due compiti. Uno, assicurare il successo dell'operazione. Due, distruggere completamente chiunque osi ficcare il naso. Fatti sotto, caro la recluta. Oh signore, è soltanto la prima. Mi sembra che saranno almeno una ventina di reclute del Team Galassia in questo percorso. Non è che mi ricordi proprio bene, comunque. Un bel terremoto ci sta sempre bene. Speriamo di non far crollare l'intera grotta. Lifusa terremoto. E addio, stanchi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Per fortuna questa recluta aveva solo un Pokémon, mi ha risparmiato. Hai avuto la meglio sul recluta Galassia. Non accetto tutto ciò. Non lo accetterò mai. Facci l'abitudine, cara. Qua neanche ci sono strumenti. La cosa mi puzza. Oh, qua c'è uno strumento, finalmente. Uno, due. Ops. Aspettate, ho sbagliato. Non ho contato bene i passi. Ecco, infatti, bisogna guardare qua in alto. Repellente Max. Sfidiamo anche quest'altra recluta. Il nostro momento è giunto, è il momento del Team Galassia. Dai, facciamo fuori un altro allenatore, signori. Comunque, per esplorare appieno tutto il Monte Corona servono forza, spaccaroccia, scala roccia, surf e cascata. Però purtroppo io cascata non ce l'ho, quindi dovremo rimandare l'esplorazione completa a più tardi. Sgranocchio non è molto efficace, ma lo sguardo. Oh no, Leaf non può scappare. E secondo lui io volevo scappare, che sciocco. Direi di fare un altro bello sgranocchio. Forza, mandiamolo KO. Benissimo, signori, ce l'abbiamo fatta. E abbiamo mandato KO anche Markrow. E Leaf sale a livello 53, incredibile. Veramente dopo un po' di tempo. L'ho ottenuto al 52 per un'infinità di tempo.
Comunque, continuiamo l'esplorazione. Wow, dovremmo procedere fuori a quanto pare. Incredibile. Vedete, nevica addirittura. Sembra di stare quasi a Nevepoli. Brutti ricordi, signori, brutti ricordi. Procediamo. Anche qua, signori, secondo me sarà pieno di strumenti nascosti. Ne sono sicuro al 100%, infatti. Un passo a destra e uno in su e troviamo una pozione Max. Benissimo. Qua invece che cosa ci sarà? Niente, a quanto pare. E niente. Lì c'è da utilizzare la mossa scala roccia. Ma prima diamo un'ultima controllata. Infatti non si poteva fare nient'altro. Io ho fatto la strada dove c'era l'erba, niente di più, niente di meno. Finito l'effetto del repellente. Allora non possiamo fare altro che utilizzare scala roccia. Schiava usa scala roccia. Allora signori, per questa puntata di Pokémon Platino è tutto. Nella prossima puntata continueremo l'esplorazione del Monte Corona per arrivare alla vetta. Quindi ci vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti.